anche quella che è stata una scelta strategica fatta dall'istituzione già due anni fa, nel voler trasformare il trofeo Lancia d'Oro in un'opera d'arte. E questo anche perché, vista l'evoluzione dei quattro quartieri, che ormai si stanno dotando tutti di una sede che è diventato un museo che spesso rimane aperto anche in questa occasione della Fiera Antiquaria, e questo per rafforzare anche questo legame giusto del Saracino a Fiera Antiquaria. Sicuramente ringrazio anche il dottor Berti perché al di là di tutto ci ha fatto riflettere anche su quello che è stato il ruolo dell'allora vecchia Banca Popolare, poi diventata Banca Etruria e oggi Ubi. E quindi sono qui a ringraziare il dottor Speziali per la partecipazione e la vicinanza che anche Ubi ha voluto dimostrare nel voler continuare quel legame che ci è sempre stata tra la nostra vecchia banca con la nuova gestione. E auspico che questo sia un passaggio importante e mi fa particolarmente piacere che questa lancia sia stata adottata da Ubi e quindi anche la vecchia Banca Popolare, proprio per il ruolo importante che ha svolto, come ci ricordava il dottor Berti, anche la Banca Popolare di allora per la crescita e lo sviluppo e il successo poi della grossa del Saracino. Mi è d'obbligo poi ringraziare anche gli altri sponsor che ci hanno permesso e come tutti gli anni ci seguono nella realizzazione di questa manifestazione. In primis la Camera di Commercio che per quest'anno ha deciso di riappoggiare, avendo sempre più forte nel suo mandato il ruolo di promozione territoriale, l'iniziativa della giostra del Saracino. Ringrazio il centro Alessio Coop che è sempre stato vicino alla manifestazione, quest'anno sarà colui che adotterà la lancia d'oro di settembre. Ringrazio il Caffè Veraldi con il quale l'istituzione nell'ultimo anno ha realizzato un progetto diverso che non è semplice sfruttamento del marchio, ma un progetto legato alle royalty sul consumo, legato alle macchinette raffiguranti gli stemmi del Saracino. Anche questo è un'innovazione e per questo mi piace anche sottolineare che tutti gli anni sempre più aziende del territorio chiedono autorizzazione all'istituzione per l'utilizzo del marchio per iniziative legate a merchandising. È un aspetto importante e in questa fase mi piace anche ricordare che tutte quelle aziende che volessero utilizzare il marchio sono soggette comunque all'autorizzazione perché il marchio è registrato da parte dell'istituzione posta. Un ringraziamento particolare alla Fraternità dei Laici che anche quest'anno ci ha permesso sia in una serie di iniziative di collaborare, di utilizzare anche gli spiazzi in Piazza Grande, che tante volte ci appropriamo anche un po' prepotentemente della disponibilità di Pierluigi Rossi. Quest'anno ha portato avanti un progetto importante di avvicinamento per i quartieri, sia sul sociale, sia di sostegno anche attraverso l'utilizzo dei prodotti tipici aretini e per la prima volta quest'anno metterà a disposizione della Provaccia un premio che sarà dei Magnum, che è un prodotto tipico della Fraternità dell'Arci. Lo stesso prodotto che va a affiancare la classica porchetta e nell'occasione specifica mi piace ricordare che l'associazione dei macellai della provincia d'Arezzo è sempre molto disponibile anche quest'anno ci segue. Infine ringrazio Terra che ci fornisce tutta una serie di servizi tecnologici e la Campanino Legnani che assolve un ruolo molto importante quello di fornirci il legno per la realizzazione delle lance. Negli ultimi anni siamo cresciuti tanto perché le lance si sono sviluppate sempre meno grazie alla professionalità anche di questa azienda. Io non posso fare come ha fatto il sindaco o l'assessore, io mi limito a salutare tutti e dire vinca la giostra e quindi vinca Arezzo con l'augurio che tutto vada per il meglio e la città riesca sempre come sempre attestata. Grazie.